A partenza della prova promozionale riservata ai ciclisti della categoria G6, una manifestazione promozionale, prima la partenza dei ragazzi, ora sono le ragazze ad aver preso il via, percorso accorciato per questa categoria, ma sentiamo le parole di Raffaele Carlesso, il presidente della FC Veneto e il consigliere federale Igino Micheletto. Una manifestazione importantissima appunto in casa di Armando Zamprogna e a ricordo della sua figura che per tanti anni veramente è stato un motore inesauribile di questa specialità. Noi ci conoscevamo da una vita sempre per questioni organizzative di queste manifestazioni e credo il pubblico presente, la stessa RAI che dà spazio a questa iniziativa, credo sia una cosa doverosa nei riguardi di Armando e della sua famiglia. La corsa qui ha una grande tradizione, per cui la tradizione di questo spettacolo si rinnova oggi. Un saluto veramente, un ricordo particolare a Armando Zamprogna, che è stato veramente il nostro maestro per quanto riguarda il ciclocross, ma anche un maestro di vita. E in attesa di vedere gli Elite, riempie veramente il cuore vedere questi giovani che si cimentano nel ciclocross. Una grande partecipazione oggi, ma ricordiamo che in Italia è esploso il ciclocross giovanile, ci sono gare in tutta Italia, è veramente una grande soddisfazione. I ragazzi si appassionano a questa disciplina, è veramente una speranza per il futuro. Sta terminando la prova promozionale riservata alla categoria giovanissimi G6 con il successo di Michele Chiandussi del gruppo sportivo Doni 2004 davanti a Nicolò Buratti della Pedale Manzanese, Luca Pellizzer della Postumia, Nicola Scaruzzi del team Granson, Mauro Colleoni della Villese. Per quel che riguarda la prova al femminile, successo di Marina Laezza del team Eurobici Orvieto davanti ad Asia Zontone della James Bike Team Buia, Beatrice Pozzobon della Mosole, Ludovica Girardi della Mosole e Martina Bassi del team Bramati.